Si tratta di una giornata che sicuramente ha un carattere di unicità, è la prima volta che viene organizzata sul territorio italiano e probabilmente sul territorio europeo. Il fatto di poter portare i responsabili del procurement, di coloro quindi che fanno gare per approvvigionamento di beni o servizi di queste agenzie, anche a incontrare le aziende, è un fatto importante in sé, ma anche e soprattutto perché consente da un lato alle aziende di conoscere quelle che sono le opportunità di poter lavorare con le agenzie, dall'altro anche per le agenzie di conoscere quelli che potrebbero essere magari anche dei prodotti o dei servizi innovativi, sostenibili, di cui loro magari non hanno una conoscenza diretta, perché anche per le agenzie dobbiamo considerare difficile fare un'indagine di mercato per capire quello che realmente gli serve, rispettando poi determinati canoni che devono seguire dal rispetto, diciamo così, dell'ambiente, della sostenibilità o a qualcosa di innovativo di cui avrebbero bisogno. La Camera di Commercio ha cominciato a lavorare con le imprese del territorio, soprattutto quelle piccole, quasi 30 anni fa, per provare ad aprire dei nuovi mercati, chiamiamoli così, dove il committente era un'agenzia pubblica che fosse delle Nazioni Unite, che fosse l'Unione Europea e così via. Proprio cercando di fare cosa? Dando dei servizi di informazione e di assistenza alle aziende per provare a essere vincenti in una gara che viene lanciata da un'agenzia. Oggi come oggi questo progetto, che ha questo nome Tender, che diciamo così dice già nel titolo tutto quello che è poi il suo oggetto principale, è un progetto che serve circa un centinaio di imprese. La Camera di Commercio collabora con il Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte, che gestisce direttamente il progetto, e attraverso questi servizi di informazione e di assistenza personalizzata dà aiuto a circa un centinaio di imprese della regione che abitualmente partecipano a gare internazionali e quindi devono confrontarsi con le procedure, le difficoltà delle procedure e di come reperire le informazioni di queste agenzie. Sicuramente un primo passo è capire e domandarsi: io lavoro già con delle istituzioni pubbliche in Italia per fornire dei beni o dei servizi, può essere il comune, può essere la regione, può essere un singolo assessorato, così via. Se faccio già questo sul mio territorio e se ho all'interno dell'azienda la volontà di crescere, posso provare a misurarmi anche in un'ottica internazionale, perché se il tipo di servizio che io fornisco all'amministrazione pubblica in Italia è un tipo di servizio che posso fornire anche a un'amministrazione pubblica che ha sede in un'altra città in Europa, a quel punto quello che posso fare è cercare di capire se può essere un mio mercato di interesse, rivolgersi direttamente al centro estero e capire insieme alle persone che seguono il progetto all'interno del centro estero se in qualche maniera questa opportunità può diventare poi un modo per internazionalizzarsi. Ci sono aziende per esempio che fanno servizi di formazione, che organizzano corsi di formazione, ci sono aziende che curano piattaforme di learning, ci sono aziende che danno dei servizi più IT, ci sono aziende che fanno servizi di interpretariato. Questo per quello che riguarda direttamente fornire le agenzie. Poi ci sono anche i progetti che sono finanziati dall'Unione Europea, in cui i tipi di servizio, di beni che possono servire sono di varia natura. Immaginiamo magari un progetto dove bisogna agire in un paese al di fuori dell'Unione Europea per fare un'attività di cooperazione, allora lì si può andare dai lavori alle forniture di beni che servono per quel progetto stesso lì, tutto quello che può servire per l'equipe che lavora sul campo, dal medico al food addirittura, anche potrebbe essere attrezzature varie di vario tipo. Quindi diciamo che lo spettro è molto ampio, l'importante è riuscire a capire se quello che si fa è qualcosa su cui già in qualche maniera lavoriamo fornendo già delle amministrazioni pubbliche. Se siamo in qualche modo allenati a farlo, possiamo farlo anche per un'agenzia dell'Unione Europea o eventualmente anche un'agenzia delle Nazioni Unite.